In quel di Trastevere vi saluto per darvi il bentornato su Assassin's Creed Brotherhood e torniamo a fare un'altra macchina di Leonardo. Me ne tolgo dalle balle, deciso di far così. E allora, altra macchina, sì, piani di guerra, uso l'attacco con calcio contro... Ok. L'ho trovato, eccolo lì. Pronti? Ora! 100% tempesta di frecce. A posto. E cavallo sia. Tanto anche se non sono disponibili assassini sti cazzi, tanto dobbiamo partire, quindi buona. Era per accelerare le operazioni. Anyways. Così lontano, eh? Fatemi un po' vedere. Ah no, è vicinissimo. Ok. Non capivo, infatti. Per la prossima tana del lupo, chiamiamola così, per la matura di Bruto, dobbiamo aspettare che si sblocchi la parte praticamente sud-est della città. Togliamoci un attimo il livello di sospetto, così siamo a posto. La legge che preservi la coscienza. Andare in giro così. E qui... E andiamocene. Vediamo qual è la sincronizzazione totale. Facciamo che non farti individuare. Solo quella, ti prego. Dai. Napoli. Cannone navale. E qua mi viene una battuta sulla macchina precedente. E però non posso fare. Apri uno dei primi tre cancelli. Ok. Parla con Edoardo, che non so chi sia. Sono Edoardo, puoi esaminare l'invenzione? Ok. Sì, capitano. Quella va fatto fuori per forza. Boom. Perfetto. Inter, perfetto. Apri uno dei tre cancelli, ragazzi. Dei primi tre cancelli. Veramente mi manda nel panico questa richiesta. Un omicida? Non è un omicida, è uno che agisce per il bene. Tra ste teste di cazzo. Comunque, quello là dovrebbe essere il famoso Edoardo, quindi temo sia da picchiare anche lui. Visi tutti i costruttori delle macchine da guerra che van picchiati. Datemi. Infatti. Voi siete l'assassino, giusto? Ah no. Vi aiuterò. Questo si offre di aiutare Ezio. È un costruttore diverso, ha fatto bene a non picchiarlo a questo giro. E non bisogna interagire con la gondola, mi raccomando, appunto, ti avverte. Lì c'è un Bruto. Facile, paga. E adesso eccomi qua. Questa barca di merda. Questa barca di merda. Vai prima tu. Aspetta. Ok, c'è quello. Lo uccido io. È mia preda. Fuori.
Che succede? Ah, ok, glielo apre. Ok. Glielo apre il bruto. Sì, c'è ghiaccio nella bottiglia, non vi preoccupate. Ok, qua c'è il muretto. Forza, Ezio. Non ci schivada. Cheat. Mi abituerò mai a questo fetore. Perfettissimo. Ok, ti vedo. Ora quello là. Avvicinati però. Attenzione che lì sono in due. L'ho fatto fuori prima quello laggiù, per forza, se no mi vede. Se faccio così, che succede? Ok. Ho aperto il cancello, sincronizzazione totale sia. Per forza, ragazzi. Allora, con tutta la calma di questo mondo, tanto ne approfitto per bere un goccino. Vediamo di non commettere cazzate da quella fine. Adesso siamo in una bolla di... una botte di ferro, perché tutto quanto è stato fatto. Sincronizzazione totale presa. E quindi buona. Girati, testa di minchia. Girati. Fermatevi, devo parlare. Allora si fa così. Si rimedia in questo modo. Via. Quanto manca al prossimo cancello? Dovremmo esserci. Vabbè, vaffanculo. Si fa così. Ah, 14 ancora tardi. Va bene così. Vabbè, glielo apre lui. Sti gran cazzi. Uno l'abbiamo aperto. Il minimo sindacale l'abbiamo fatto. E andiamo avanti. Se mi sbagliavi bersaglio. Devi buttarti in acqua. Passo sopra. Zitto. Si è girato lì per lì, mi ha preso la strizza però, devo ammetterlo.
Tu in acqua. Ragazzi, sta cominciando a farsi difficile, eh? Cioè, tosta proprio. Non interagire con la barca, ripeto. Tra l'altro qua non c'è neanche possibilità di viaggiare per aria, perché non ci sono palafitte o cose varie. Qua sono in due, fantastico. Ovviamente al passaggio prediletto. Non si è accorto di nulla? Fantastico. Come si fa così allora? Balestra. Oh, sentite la puzza? È arrivato Edoardo. E invece stai zitto. Non lo offendi. Non lo offendi. Il povero architetto, non lo devi offendere. L'unico architetto simpatico tra tutti quanti. Infatti così simpatico che gli hanno dato anche un nome. Gli altri tutti innominati, senza nome. Merda. Io passo di qua. Ciccio, un modo per andarci devo trovarlo. Ottieni l'accesso. Boom. Evitiamo problemi. Qualcuno c'ha qualcosa da darmi? Un dardo, qualcosa? Chiedo. Tu no? Tu no? Vabbè, meglio di nulla. Dovrebbero uccisi dall'alto. Quindi si fa così. Dietro. Di qua, anche perché se ci vedono penso sia un problema piuttosto grosso. Come cazzo li ha agguantati non lo so. Ma sono sempre in coppia? Ma lui no. Però va comunque preso in un modo molto sneaky. Allora, ripartiamo da capo. Mi tocca rifar tutto da capo. Cheat. Ostia, non venite dentro. Non venite dentro, mi hai distratto. Dio bono, de Dio. Dio bono. Tutti la sappiamo a memoria. Solo, non solo io la so a memoria, tutti la sappiamo a memoria. Quella sentence lì, quella delle cose più divertenti di YouTube Italia. Quando era YouTube Italia. Del trash proprio italiano. Io l'adoro, germano per me, sempre nel cuore. Comunque, ho aperto la porta, sti qua manco si sono accorti. Il cannone è pronto. Oddio, pensavo di aver fallito. Lavorando giorno e notte, i miei uomini non fanno miracoli. Ti ho chiesto se è pronto. Quasi pronto. Sai cos'è pronta? Tua madre. Anche stanotte. Ok, vanno affrontati per forza. Già. Appunto, hanno affrontati per forza. Bene, venite, non ho paura di voi. Forza. Uno. Prendetelo. Oh. Non li coglie. Uccisione a catena. Vabbè, oh. Te la sei cercata. Ma che cosa aspetti? Ecco cosa aspetti. Esattamente questo. Comunque sono stronze queste missioni perché ti fanno essere famigerato per forza fino a che non ci diventi.
progetto bruciato. E qua ci ho voluto molto di più rispetto alle altre volte. Fai allagare il bacino di riempimento. Allora, uno è sicuramente questo. Che serve solo praticamente per far scendere la carrucola, anzi neanche praticamente, proprio così. Anche bruti si possono ammazzare con la balestra, questo è buonissimo. Questo è buonissimo. Hai qualcosa da darmi? Niente, o meglio, niente di quello che mi serve. Che poi si illumina, ma in realtà l'ho già usato quel cosino là. Bello, fantastico. Cioè, un pugnale qua non li ammazza, ma questo sì. Ah no, che era quello giù che abbiamo usato, adesso mi torna tutto. Vediamo se riesce a mordere la mano del padrone. Affonda la nave distruggendo le vele. Oh. Qua primo sentore di battaglie navali di Assassin's Creed 3, 4, eccetera, eccetera. Vesuvio database. Vesuvio database. Niente database. L'ho presa la sincronizzazione, no? Certo che l'ho presa. Ma controllavo. Vele distrutte. Una. Due. Bomba! Perfetto. Tre colpi di grazia. Il signore è con te. E la nave è benedetta e va giù. Non so cosa ho detto, però vabbè. Ovviamente non era mica l'unica nave che dovevamo affondare, eh. Ovviamente ce n'è delle altre. Ma non è un problema. Quante sono? Sono due. In totale 2, 4, 6, 8 vele. Questo era solo il riscaldamento, vero? Certo che era solo il riscaldamento. Vi volete male a mettervi contro Ezio? Vi volete malissimo? Oh, devi sparare. Ok, abbiamo un piccolo problema. Sono tre navi. Ah, ok, adesso mi torna. Capisco perché non le colga, però ok. Tu fuori. Vero? Sì.
L'ha presa. Tu la prendi? No, non la prendi, uffa. Va bene, ti prenderai così allora. Non si è incendiato, bastardo, bastardissimo, non si è incendiato, va bene. Ci si riprova. Girati, niente, non si gira. Devo girarmi io. Che stronzo che è sto coso qua, sta macchina da guerra. Altro che macchina da guerra, macchina di merda. Oh, preso. Seconda nave fatta fuori, che in realtà è la terza, considerata la prima. Comunque della seconda ordata, la seconda su tre. Questa è un'angolazione perfettissima. Infatti per la terza c'è da avvicinarsi per forza. Via così! 9 su 9 vele. Adesso c'è da distruggere la macchina da guerra, per forza. La grafica è un po' indietro rispetto a quella di Black Flag, ma arriveremo a toccare anche quel tasto lì prima o poi, non vi preoccupate. Tra qualche anno. Perdona. E ce ne torniamo a Roma col 100% di sincronizzazione. Un'altra macchina da guerra distrutta. 1700 fiorini in più in tasca, che non credo che ci cambino più di tanto a questo punto. E ragazzi, perfetto così. Che succede? Ah, Leonardo. Ezio, si è sparsa voce che tutte le mie invenzioni siano state distrutte. La confusione mi ha permesso di lavorare a qualcosa per te. Il paracadute! Per planare da qualunque altezza. Non è ingombrante come la mia macchina per volare. Puoi portarlo con te ovunque. Grazie, Leonardo. Questo è utile per le bandieruole a Castel Sant'Angelo. Che sono molto importanti. Molto, molto, molto importanti. E comunque, ragazzi, un'altra missione se ne va. Anzi, l'ultima macchina, come ha detto Leonardo.